Davide, campione del mondo di cioccolateria e gioielli, spiegami questa connessione. Allora, è una cosa che è nata per gioco con una, con degli amici che sono quattro settori completamente diversi. Una, uno showroom di arredamenti artigianali, una fa pietre, quindi intaglio di pietre preziose, e un'altra invece è proprio maestra orafa. E il quarto sono io con il design del cioccolatino che ha vinto il campionato del mondo a Parigi. Ci siamo trovati in questo evento che stavano organizzando loro e abbiamo creato una scena dove, per dire, c'era questa sfilata di moda di vestiti da sposa. Ho detto, perché non facciamo un gioiello firmato con la forma della pralina? E da lì, per gioco, quindi per battuta, è piaciuta l'idea, abbiamo costruito questo, tutta questa evoluzione insieme. Quindi abbiamo messo giù l'idea, il progetto, il disegno, e poi c'è stata chi gestiva le pietre e la maestra orafa che hanno realizzato insieme questo gioiello, il quale è stato firmato da me.